Potete immaginare che la lavorazione di un panettone artigianale dura 5 giorni? 5 giorni in cui ci sono 4 impasti, un'infinità di lavorazioni interamente manuali, una pazienza e una passione che traspare in ogni mossa che serve a comporre questa grande specialità artigianale? Beh, proveremo a viverli insieme questi 5 giorni, nella certezza di riuscirvi a far capire la grande differenza tra un prodotto artigianale fatto a mano e un prodotto industriale fatto in milioni di pezzi. Iniziamo! Il limite di un lievitista sta nel fare un panettone perfetto. E tutto inizia prendendo il nostro lievito liquido e trasformandolo in qualcosa di solido, una pasta forte, una pasta rigida. Poi cominciamo a lievitare, la lievitiamo piano e successivamente andremo a fare un impasto, si dice rosso, rosso perché contiene i tuorli, perché contiene lo zucchero e contiene il burro, di fatto contiene l'alimento che il lievito userà per moltiplicarsi e aumentare la sua forza nelle successive 12 ore. E guardando le braccia che lavorano sulla pasta riesci a capire a che punto sei. E dopo, al termine delle 12 ore, faremo un ultimo impasto, aggiungendo ancora del burro fantastico, delle uova fresche e gli ingredienti che caratterizzeranno il panettone che andiamo a produrre oggi. In questo caso, il frutto di bosco e lo zenzero e cioccolato. Prendiamo i nostri frutti di bosco freschi, li cuociamo, prepariamo una piccola marmellata. Questa marmellata poi andiamo a tagliarla con una macchinetta a pezzettini piccoli, la bagniamo con lo zucchero a velo e prepariamo questa specie di caramellina artigianale che saranno i frutti che andranno nel nostro panettone. Successivamente abbiamo la specialità leggermente piccante che è data dallo zenzero che viene candito. Zenzero meraviglioso, in parte a pezzettini piccoli, in parte a lamelle grandi, che trova la sua perfetta fusione con il cioccolato mono origine Perù al 75% di cacao. Un'esplosione di gusti che non ha pari. Va a volta, senza stringere molto, perché dovremo stringerla in un secondo momento. L'unico scopo adesso è quello di dargli una forma giusta e una forza che io non riesco a spiegarvi. E adesso iniziamo con l'ultima fase. E a questo punto la passiamo a Mauro, la mette nello stampo che sarà la sua prossima casa fino alla cottura. Qui, come vedete, il sistema di arrotondamento rispetto alla fase precedente è molto più delicato. Qui la sensibilità della mano in questo lavoro è fondamentale, perché se io stringendo rompo questa pelle che si è costruita, noi avremo un panettone che all'atto dello sviluppo finale non crescerà più. Cinque giorni dal momento in cui parte il rinfresco del primo lievito al momento in cui viene confezionato e viene portato nel negozio in Piazza della Frutta dove potete acquistarli. Questo è il tempo necessario per produrre un grande panettone di qualità e siamo riusciti, spero, a farvi vedere quanto importante è la mano dell'uomo in questo lavoro. Senza la mano dell'uomo questo prodotto non potrebbe essere possibile. Ed è la grande e fondamentale differenza tra un prodotto artigianale fatto a mano e un prodotto industriale fatto in milioni di pezzi.